Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Questa puntata va in onda dalle nevi svizzere di Morgen, dove si è appena conclusa la terza tappa di ISMF Ski Mountaineering World Cup. Andiamo per ordine e partiamo da gara sprint, dove torna sul gradino più alto del podio lo spagnolo Oriol Cardona Cole. Lieta is a very strong sprinter, so it was really hard to push with him during all the sprint. It was really close and we didn't know till the end who was going to win, so it was super happy. It was super nice for me to reach the top in the first place and then arrive. Al femminile una gara a dir poco rocambolesca, alla fine a tagliare il traguardo è Marianna Jagercikova. È una gara incredibile, sono terza, due, prima, seconda e sono fortunata perché Emily è caduta, vado a passare, molto giù le mie gambe, non ci sento più e molti dolorosi. In casa Italia, ottimo terzo posto per Giulia Murada. Gara sprint piena di sorprese un po' per tutte e sei le finaliste, compresa me. Ero quarta in salita, sono riuscita a raggiungere la terza posizione all'ultimo cambio. Ero sicura per il podio, anzi verso la fine della discesa puntavo alla prima e alla seconda posizione. Ho forse esagerato un po' sull'ultima curva, ho fatto una stupida caduta tutta sull'interno, infatti riporto i danni. E ho chiuso quinta, credevo. Poi a seguito di un po' di penalità varie all'atleta davanti a me ho comunque chiuso terza, quindi soddisfatta, abbastanza fortunata e si va. Passiamo alla gara individual di sabato, andata in scena su un percorso davvero tecnico. 1600 metri di dislivello positivo spalmati su creste aeree, ripidi couloir in salita e in discesa. A vincere è il francese Xavier Gachet. Bah, c'était très bien, des super sensations aujourd'hui. Déjà hier, en voyant le parcours, je me suis dit, là c'est vraiment des conditions qui me correspondent. On va en profiter, voir la forme comment elle était. Et c'était le scénario que j'aurais aimé, c'était celui-là. C'était Rémi Bonnet qui fasse la montée, que, pour pas prendre les devants, mais faire un peu des écarts quand même, pas que ça se regarde, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était parfait. Deuxième montée, j'aurais presque préféré me retrouver avec quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvé tout seul, donc c'est un peu dur à prendre son rythme. Mais après, bon, on s'est retrouvé les trois, un peu les trois en forme assez serrée tout le long. Et c'était la bagarre tout le long et c'était une super course. Per noi, ottimo secondo posto per Matteo Eidalin. Sul podio con lui anche Michele Boscacci. Oggi l'obiettivo principale era quello di non prendere penalità, quindi mi sono attenuto alla Bibbia letteralmente senza dare nessun tipo di interpretazione, quindi il Tribunale dell'Inquisizione non mi ha punito, sembra, e nulla. Poi vabbè, il secondo posto, quello era così, una cosa che è arrivata per caso nelle circostanze. No? Complimenti a Gachet che ha fatto una gran gara, era davanti e nonostante sia tentato il tutto per tutto per braccarlo e mettergli pressione, non ha ceduto e ha tenuto fino alla fine, complimenti a lui. Al femminile non c'è storia, sempre solo Axel Mollaret. Start for a good battle with Tove Alexandersen and she has the bad track in the downhill and I think she wasn't in the good way, so I was a little bit alone at the start of the second uphill, and then I had to stay concentrated just to don't fall on downhill and don't take any risk because after me the girl was a little bit far, so all the track was technical, so we're happy to have this race today in Switzerland. Anche per questa puntata è davvero tutto, il nostro consiglio non cambia, al termine dell'ultima salita, veloce i cambi e giù a bomba in discesa.